nuovi mezzi che ormai sono tutti immatricolati, quindi presto li vedremo girare per la città. Si tratta di 10 nuovi mezzi, 3 sono mezzi diciamo più piccolini, per adibiti al trasporto dei disabili, poi abbiamo 5 mezzi da 8,5 metri per il trasporto urbano e 2 invece 12 metri per il trasporto extraurbano. E dunque questo chiaramente è un momento importante anche perché sottolineo che è stato possibile provvedere l'acquisto, quindi grazie alla Regione e al Comune, ai contributi che abbiamo ricevuto, appunto la contribuzione da parte della Regione Piemonte e del Comune di Alessandria. Beh, era dal 2005 che in questa azienda non si matricolavano più dei mezzi nuovi, quindi credo questa sia un segnale importante. È chiaro che i mezzi nuovi non risolvono tutti i problemi di questa azienda, noi dovremo ancora lavorare sodo, ma credo che il lavoro che abbiamo messo in atto in questo anno e mezzo insomma comincia a dare qualche frutto. Io volevo sottolineare soprattutto il fatto che dal gennaio di quest'anno siamo riusciti a fermare quell'emorragia diciamo di sanzioni, interessi che ci aveva assillato. È chiaro che riuscire a pagare con più puntualità i fornitori, riuscire a rispettare tutte le scadenze, e questo è stato fatto fino ad oggi, è un segnale importante per questa azienda che non poteva più sopportare una situazione come quella che avevamo trovato. Effetto non indifferente è che ad agosto, quindi 2 o 3 mesi fa, siamo riusciti anche ad avere di nuovo una regolarità contributiva, quindi avere il DURC, che era ormai almeno un paio d'anni che questa azienda non aveva. E oggi con questa giornata credo sia proprio un segnale concreto di fiducia e di speranza per questa azienda e anche per la città, e soprattutto un segnale concreto che c'è della volontà nostra come consiglio d'amministrazione e del Comune di Alessandria di fare tutto il possibile e anche di più per dare un futuro a questa azienda. Ancora grazie a tutti, in particolare al senatore Borioli che è qui, e grazie di essere venuto a partecipare a questa presentazione, e cedo la parola a